Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi guarderemo la lampada LED ricaricabile della Parkside, comprata l'IDL 25 aprile 2022 a 11,99 euro. Lampada con doppia funzione, pannellino frontale e lampada nella parte superiore. Guardiamola da vicino, vediamo tutte le sue funzioni e vediamo come si comporta. Iniziamo allora ovviamente prodotto semplice, quindi recensione semplice, relativamente rapida. Viene venduto all'interno di questa confezione, all'interno troveremo il faretto, un cavo USB per poterla ricaricare, USB di tipo C, e un manuale di istruzioni. Guardiamola subito per bene. Corpo interamente in plastica, nella parte bassa abbiamo questa parte nera che sembra gomma, invece è anch'essa plastica, con una finitura differente, è antiscivolo, comunque non ammortizza gli urti e quindi è plastica semplicemente rivestita di un materiale soft touch. Nella parte centrale abbiamo il tasto... Questo è il faretto laterale. Questo invece è il faretto nella parte superiore. Nella parte posteriore troviamo un gancio rotabile a 360 gradi per poterla appendere. L'ingresso di ricarica quindi USB di tipo C con un LED che cambia colore in base al livello di carica. Infatti, durante la fase di ricarica sarà di colore rossa. Il raggiungimento del livello massimo di carica diventerà di colore verde. Questo è un magnete nella parte posteriore. Invece, nella parte inferiore abbiamo un altro magnete molto comodo. Ci tengo a farvi notare che il magnete è sporco. C'è cioè un pochettino di Limatura e ora approfondiremo questo argomento per poterlo accendere. Basta semplicemente premere questo tastino, accenderemo direttamente il faretto laterale, quindi otterremo una luminosità che si diffonde anche lateralmente. Questo invece è un faretto, quindi una lampada che proietta in avanti, formando una forma circolare e che ci permette di puntare il fascio luminoso in una direzione ben precisa. Quindi molto comoda per illuminare in diverse circostanze. È possibile utilizzare per la ricarica qualunque tipo di cavo USB, l'importante che sia di tipo C. Quindi anche anche se non è quello in dotazione, e possiamo alimentarla anche con un caricabatterie, per esempio di un cellulare, un computer oppure un power bank. Ma a differenza del modello precedente, questa non si può utilizzare sotto carica. Il modello precedente, per esempio, oltre ad avere anche la luce UV, quindi questa funzione intermedia alla pressione del tastino anche sotto carica ci permette di utilizzarla tranquillamente. E abbiamo i LED che ci indicano il livello di carica, invece sull'altra siamo all'oscuro, non sappiamo quanta batteria rimane ed eventualmente... Non possiamo sfruttare appunto un'alimentazione esterna ma dobbiamo attendere che le batterie siano completamente cariche quindi alla prima pressione accenderemo il faretto laterale alla pressione successiva accenderemo il faretto nella parte alta e, e premendolo nuovamente le spegneremo però guardiamo quello che c'è scritto nella scatola allora il modello è PALA 2001 di lampade da lavoro sapete ne ho tantissime e le sfrutto sia qua all'interno del laboratorio che quando vi necessita per esempio per fare manutenzione all'auto in caso di blackout eccetera e allora, guardiamo quindi quello che è riportato nella parte posteriore. Lampada combinata 2 in 1 con potenti LED, luce laterale e faretto frontale con interruttore on off manuale. Base inclinabile con potente magnete, retro con magnete extra e gancio. Presa di ricarica protetta e indicatore del livello di ricarica. Protetta perché abbiamo questa copertura in gomma, quindi impedisce che possano penetrare liquidi, polvere, eccetera. Non è impermeabile, però comunque è sempre una protezione. Incluso cavo di ricarica USB di tipo C di circa un metro. Allora, la emessa dal faretto frontale è di 250 lumen e invece nel faretto in alto avremo 100 lumen. La differenza di questa che ha 360 lumen per quanto riguarda il faretto laterale e anch'essa 100 lumen per quanto riguarda il faretto posto sulla parte alta. La differenza fra queste due, oltre alla luminosità, è anche la batteria. Infatti, questa ha 2000 mAh di batteria, questa invece ha 4000 mAh. Questa mi pare che raggiunga circa 3 ore e mezzo come autonomia, invece questa qua dichiara una durata massima di 2 ore e mezzo per quanto. Riguarda riguarda il faretto laterale e circa 6 ore per quanto riguarda invece il piccolo led posto sulla parte alta ad essere sincero io non ho mai fatto la prova a vedere quanto dura perché la utilizzo per il tempo che mi necessita e poi ovviamente la spengo non mi è mai successo di doverla utilizzare per due ore e mezzo tre ore e mezzo consecutivamente quindi non so dirvi se è vero o meno però comunque dura davvero tantissimo la ricarico ogni volta che mi accorgo che i led mi indicano un livello di carica basso ma non mi rendo conto di quanto tempo duri questa invece non ha un indicatore di livello di carica da nessuna parte, mi sarebbe piaciuto se anche su questa, nella parte centrale, ci fosse stato il logo Parkside, come questo di qua, e invece non lo hanno messo. Comunque continuiamo a vedere quindi questa lampada. Facciamo subito un paio di esempi di utilizzo. Allora, si può utilizzare come una normale lampada, quindi tenendola fra le mani e puntandola nella direzione che vogliamo illuminare, oppure abbiamo la possibilità di posizionarla grazie a questa parte reclinabile, poggiandola su una superficie e direzionando la luce nell'angolazione che di cui abbiamo bisogno. E come vedete possiamo spostarla e inclinarla in diversi modi possiamo anche puntarla verso il basso quindi la mettiamo magari sopra ad un mobile possiamo riuscire ad illuminare verso il basso se stiamo facendo qualche lavoro abbiamo necessità di essere illuminati appunto dall'alto ma è possibile anche posizionarla grazie ai suoi magneti su qualunque superficie metallica. Poco fa vi ho detto di fare caso al fatto che per ora c'è un poco di limatura su questa superficie magnetica e questo perché io all'interno di questo laboratorio ovviamente produco limatura perché lavoro anche col metallo eccetera quindi questa limatura se io la poggiassi per esempio sulla carrozzeria della mia autovettura sicuramente la graffierei vi consiglio nel caso in cui dovete utilizzarla per esempio per un cambio gomme o per fare una manutenzione, avete intenzione di poggiarla sulla carrozzeria di mettere almeno un foglio di carta in modo da proteggerla perché in questo caso c'è della limatura però può sempre succedere che qualcosa di metallico vada a finire su questo magnete e quindi potrebbe graffiarsi ma voglio farvi vedere qual è la sua potenza magnetica è davvero molto molto potente ha un magnete che ci permette di poggiarla su qualunque superficie consentendoci un'adesione davvero eccezionale riesco a girarla e a muoverla senza nessun problema e rimane nella sua posizione. Ovviamente la lampada una volta posizionata non si girerà in questo modo, va posizionata su una superficie e lì rimane. Possiamo utilizzare sia questo magnete che il magnete nella parte opposta, quindi possiamo posizionarlo comodamente davvero, per esempio su una struttura di un gazebo, su qualunque altro tipo di superficie metallica che ci permette di direzionare la luce a nostro piacimento. Immaginate che questa sia una trave metallica di una struttura come ad esempio appunto un gazebo, in questo modo accendiamo Avremo la luminosità proiettata verso il basso e ovviamente il gancio che comunque rimane ben nascosto quando non ci serve ci permette di appenderlo per esempio su rami, cavi eccetera. Ma adesso guardiamo quanta luce emette, quindi come al solito spegniamo le luci all'interno del mio laboratorio e proveremo ad illuminare un pochettino l'ambiente, quindi vediamo quanta luce emette sia con questo faretto laterale che con quello nella parte frontale. E allora ho spento quindi le luci, adesso accenderò la torcia utilizzando il pannello frontale ragazzi guardate come riesce ad illuminare emette una luce davvero molto gradevole una luce bianca che mi permette di vedere benissimo tutto ha una luce grandangolare quasi a 180 gradi quindi puntandola verso la mia sinistra come vedete riesco ad illuminare perfettamente fino alla porta dove ci sono i droni riesco ad illuminare quasi tutto l'ambiente adesso proviamo il faretto nella parte frontale in questo caso la luminosità ovviamente non è più grandangolare, anche se sono soli, solo 100 lumen, però sono concentrati in un solo punto, quindi permettono di vedere molto bene perché tutto il fascio luminoso si stringe solo in una zona. Adesso guardiamo l'altro per fare un paragone, quindi proviamo ad, ad accenderli entrambi. Questo è il faretto di prima, questo invece è il secondo, quindi farò a turno. Accenderò e spegnerò. Questa mi sembra che emette una luce più bianca, molto più piacevole rispetto all'altra. Quindi, anche se ha meno lumen, effettivamente riesce ad illuminare senza alcun problema, senza fare brutta figura rispetto al modello precedente. Quindi, riproviamo. Sì, decisamente mh, non fa assolutamente una piega. Quindi, anche se non illumina come questa, nel senso che ha meno lumen però permette di vedere, secondo me, addirittura con una sensazione di luminosità maggiore. Sarà per la luce bianca, però non noto differenze degne di nota. Quindi faretto frontale anche in questo caso e qua faretto frontale dell'altra. Ragazzi, davvero una bella torcia. Mi piace, piccola, economica, che ci permette di illuminare con più modalità ed è davvero molto versatile. E immaginate quanto possa essere utile una piccola lampada come questa che occupa pure pochissimo spazio all'interno della nostra autovettura messa nel baule, vista così effettivamente non sembra molto luminosa, ma come avete visto riesce ad illuminare un ambiente come questo, figuriamoci come riuscirà ad illuminare un vano motore, come riuscirà ad illuminare qualcosa da vicino mentre state lavorando, come lampada da lavoro comunque lampada da tenere in emergenza a casa per blackout, tante altre situazioni nelle quali si possono utilizzare le lampade, secondo me è da tenere in considerazione. Detto questo non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo breve semplice video alla fine è solamente una lampada con poche funzioni vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto l'avete ritenuto utile cliccate anche sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da Riccardo e a presto